è il luogo più profondo sulla Terra. Si trova nell'Oceano Pacifico occidentale, per intenderci un bel po' a sud del Giappone. Il punto più profondo in assoluto, almeno scoperto fino oggi, è profondo 10.994 metri. Insomma, quasi 11 km al di sotto del livello del mare. Per darvi un'idea di quanto siano 11.000 metri, pensate solamente al Monte Everest, il monte più grande sulla Terra. È 8.848 metri al di sopra del livello del mare. Se lo prendessimo e lo capovolgessimo, cercando di inserirlo in questa fossa, beh, rimarrebbero ancora 2000 metri circa. Oppure pensiamo alla Torre Eiffel, è 300 metri. Quando siamo al di sotto della Torre Eiffel, effettivamente diciamo, cacchio, è altina. Per raggiungere il punto più basso della fossa delle Marianne, più profondo, dovremmo mettere 36 torri Eiffel una sull'altra. 36! Quando fu scoperta la fossa delle Marianne? I primi rilievi della profondità di questa zona vennero fatti tra il 1872 e il 1876. In quel caso però non si riuscì ad arrivare al punto più profondo che oggi si conosce. Infatti la profondità maggiore che fu scoperta fu di 8.184 metri, quindi ancora lontani dal punto più profondo. Nel 1960 il tenente di vascello Don Walsh e l'oceanografo Jacques Piccard, a bordo del batiscafo Trieste 2 della US Navy, furono i primi a raggiungere il fondale della fossa delle Marianne, misurando una profondità di 10.916 metri. È molto interessante quello che l'oceanografo Piccard dichiarò dopo questa esplorazione profonda. Il fondo è di un fango bianco-grigio. Vedevamo attraverso l'oblò di plexiglass accendendo i fari. L'acqua era limpidissima. La temperatura era di 3,5 gradi centigradi. Invece all'interno del batiscafo vi erano 8-10 gradi. Rimanemmo sul fondo 20 minuti. Fummo inoltre straordinariamente fortunati perché potemmo vedere due animali, un gambero e una specie di soia. L'ultima misurazione è stata fatta il 7 dicembre 2011, che vede una profondità massima di 10.994 metri. Beh, qui entra in gioco la geologia. Come tutte le variazioni topografiche più grandi, sia insomma dei rilievi sia depressioni, sono date essenzialmente dalla tettonica delle placche, quindi dal movimento delle placche che possono scontrarsi o possono allontanarsi. Nel caso della fossa delle Marianne, siamo nel bel mezzo di una zona di subduzione. Che significa? Significa che ci sono due placche, in questo caso entrambe oceaniche, crosta oceanica, che si scontrano. Una è la placca pacifica, l'altra è la placca delle Filippine. Si scontrano e una delle due va in subduzione, cioè praticamente viene tirata giù nel mantello. Quella che va in subduzione è proprio la placca pacifica, che va a immergersi, che va a tuffarsi nel mantello. Ecco, nella zona di contatto tra le due placche si viene a formare questa fossa, questa depressione molto profonda, la fossa delle Marianne. Sebbene si sappia ancora pochissimo, sono state identificate alcune specie di pesci. Sono pesci piuttosto strani rispetto a quelli a cui siamo abituati a vedere. Perché? Perché le condizioni di vita sono complicate. C'è poca luce, fa molto freddo, pressioni enormi, per cui ovviamente l'evoluzione, questi pesci si sono dovuti abituare a queste condizioni avverse. Sicuramente Willy di Zoo Sparkle o Giacomo di Entropy for Life potrebbero parlare per giorni. Infatti magari invito Giacomo, Willy, perché no, fare un video a tal proposito. Magari facciamo una collaborazione, perché no, sarebbe veramente figo. Una piccola curiosità, la temperatura, che è tendenzialmente molto bassa, viene mitigata dalla presenza di vulcani, che ovviamente eruttando in profondità tendono a riscaldare l'ambiente. Queste eruzioni sottomarine sono importanti anche perché attraverso il materiale che
cacciano fuori forniscono tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza di questi curiosi abitanti degli abissi. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un like, condividete il video, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, campanella per le notifiche e ci vediamo alla prossima. Io sono Andrea Moccia, questa è Geologia Pop, le scienze della Terra nella vita di tutti i giorni. Ciao, alla prossima!